Salve a tutti, io sono Andrea Concas. Oggi partiamo da un discorso molto più semplice. Dietro un concetto di società, abbiamo parlato di startup, abbiamo parlato di incubatore, la sua grande esperienza di un percorso di vita. In realtà dietro le startup ci sono persone, ci sono ragazzi come noi, abbiamo qualche anno in più di voi, qualche F24 lo capirete più avanti da pagare, ma comunque siamo partiti come voi. Dietro le grandi società di oggi ci sono delle persone appunto come noi che hanno avuto una passione, una visione, un percorso, un'illuminazione se vogliamo, che spesso parte dalla loro passione. Cosa significa? Che fino a qualche anno fa era impensabile pensare che qualcuno potesse dormire nel salotto di casa vostra, corretto? Oggi usate Airbnb. Era impossibile pensare, anzi vostra mamma ve l'ha detto, non salire con gli sconosciuti in macchina. Oggi sali su Uber. È lo stesso concetto, dietro Uber, dietro Airbnb, dietro Facebook, dietro Instagram, ci sono delle persone, dei ragazzi come voi, che avevano una visione, una passione, che poi è diventato un lavoro. Quando diventa lavoro il gioco cambia, è vero, c'è sempre la passione che ti porta avanti, ma devi far conto con delle regole, con dei piani economici, con dei modelli di business plan, dei piani che possano dire che effettivamente ti reggi in piedi e che hai l'economia per andare. Però quello avviene dopo, tutto quello che è prima è una passione. Nel mio caso mi occupo di arte. Non so quanti di voi, c'è qualche artista qua in mezzo? Qualcuno? Perfetto. Bene. Quello che fa calcio fa tutto, gioca a calcio, fa l'artista, benissimo. L'arte, siamo abituati a pensare all'arte ai musei, quindi a questi esseri mitologici che arrivano, venite, ascoltatemi, facciamo la visita, facciamo quello che dobbiamo, il bronzetto è interessante. In realtà a voi interessa poco in questa fase. Ma la capacità e l'opportunità di poter rendere l'arte visibile come piace a voi. Io parlo di arte perché quella è stata la mia passione. Ho studiato quello, lavoro nel marketing, oggi lavoro trasversalmente con università, società, ho una società che supporta artisti da tutta Europa che vengono qua in Sardegna, producono dei multipli, delle edizioni limitate che vendono online. Sono su Instagram, prendete pure il telefono, potete guardarlo, probabilmente ci saranno anche le foto di quello che sta succedendo adesso fra qualche ora. Si chiama Arte Concas il profilo. Prendetelo pure, guardate, curiosate, ci sarete voi. Eppure io parlo di arte e voi ora avete l'opportunità di farlo. Quindi qual è il concetto? È rendere in modo nuovo, in modo innovativo, in modo più vicino a voi, raccontare la vostra passione. C'è chi sarà appassionato di moda, di bellezza, di quello che vogliamo, di sport, di calcio, di passione, di donne, di uomini. Quello che conta è cercare di capire come posso fare di questa passione un'opportunità. Oggi, fra qualche mese, qualcuno di voi, probabilmente 6 mesi, un anno, farete una scelta importante, sceglierete l'università, chi starà qua, chi verrà a Cagliari, chi andrà a Milano, chi andrà a Roma, a Londra o dove vogliate. Comunque state cercando di fare un percorso che, come lei dimostra, cambierà nella vostra vita, ma cambia sempre in base alle vostre passioni. Quindi ora bisogna iniziare a capire, per evitare poi magari fra 10 anni di trovarci insoddisfatti o perché stiamo facendo un percorso che non va bene per noi o perché siamo alle dipendenze, o meno nessuno vi obbliga di fare l'imprenditore, nessuno vi obbliga di fare la startup. Questo non è questo il messaggio, ma il messaggio è quello di provare a capire se ci può essere una forza che vada oltre lo studio, oltre il quotidiano e che vi possa dare quella motivazione per andare avanti. Dopodiché, l'innovazione qual è? È quella di creare nuove opportunità, nuovi modi di affrontare queste passioni, di raccontarle. Allora voi ogni giorno affronterete queste passioni come una sfida e cercherete di renderle poi tramite il vostro lavoro, che sia essa consulenza, che sia una società, che sia le dipendenze di grandi o di piccole società, ma comunque potete parlare di questo. Io lo faccio per il mondo dell'arte, rendo semplici alcuni concetti, lo faccio con i video, lo faccio su YouTube, lo faccio tramite libri. Uscirà adesso ad aprile un libro proprio dedicato a voi, dove ci sarà un bot da usare con WhatsApp, con Telegram e Messenger. Tutte cose che voi usate quotidianamente, bene, noi le applichiamo all'arte. Questo è il mio lavoro. Giusto o sbagliato in questo momento non è importante, ma è importante il fatto che puoi comunicare un qualcosa che mediamente può essere associato a dei valori magari non prettamente positivi, siano essi noiosi o altro, ma si può dare del valore aggiunto. E il valore aggiunto è un asset intangibile, quindi cosa vuol dire? Che è un qualcosa che non può essere quantificato. Un'azienda può essere quantificata sul suo fatturato. Vendo 10, guadagno 5, bene, quello è il tuo valore. Ma tutto il valore aggiunto è la differenza che potete fare voi nella vostra vita, nel vostro lavoro e soprattutto è la base di ragionamento per la crescita di una startup. Che cos'è una startup? È un'idea, una società, quindi con degli obblighi e degli impegni, che mira in grande, che pensa di fare un progetto, poi Nicola sicuro ne parlerà a breve.
un qualcosa che è replicabile, che è scalabile e che soprattutto vada fuori da Oristano, vada fuori da Cagliari, vada fuori dalla Sardegna, ma si pensi a New York, si pensi a Londra, si pensi al Giappone. Questa oggi è la forza delle nuove tecnologie, dei media e di tutto quanto. Poi potete continuare a guardare Instagram per vedere che cosa fa il vostro fidanzatino, per vedere cosa fa quell'altro. Non cambia niente. L'importante è capire dove vogliamo andare, qual è l'utilizzo di questi mezzi in un'ottica che possa essere utile a voi. Grazie a tutti.